La Meloni poteva avere un grande compito storico, creare una destra moderna, europea. Quando io da sindaco sfottevo i miei avversari politici in consiglio comunale, cioè quelli del Movimento Sociale, dicevo: scusate, ma quali sono le caratteristiche della destra europea? Non quella plebea che abbiamo in Italia, la destra europea. La destra europea è De Gaulle, è Churchill, è antifascista, è Adenauer. Quali sono le caratteristiche della destra europea? Il senso dello Stato, il sostegno all'imprenditoria dinamica, la sburocratizzazione. Beh, se è questa la destra europea, chi è di destra? Io o voi? Voi che mi rompete le scatole, io che cerco di aprire i cantieri, di creare lavoro, per dire che poteva, non so se ce la fa ancora, non credo che ce la farà, costruire una grande forza di destra italiana da contrapporre a una forza progressista. Sarebbe stato un avanzamento per la democrazia italiana, ma non ce l'ha fatta, non ce la fa perché non ha fatto i conti fino in fondo con il passato. Una delle cose che mi colpiscono è dal punto di vista proprio linguistico, voi avete notato che la Meloni adopera sempre la parola nazione, ha un vocabolario limitato. Non esiste la parola Stato, non esiste la parola paese, la nazione. E questa cosa mi fa venire l'orticaria. Perché? Pure questa. Eppure questa, perché il concetto di nazione è un concetto storico ideale, di valori, di lingua, di religione, di storia, di memoria, le cose che dice Manzoni. È un concetto storico ideale. Se parli delle infrastrutture o delle reti fognarie o dei ponti, non è che parli di nazione, parli delle infrastrutture del paese. O no? Ma la cosa mi fa venire orticaria perché la parola nazione è stata tradita dal fascismo e noi abbiamo perduto per la guerra fascista l'Istria, la Dalmazia, Pola, Zara e abbiamo rischiato di perdere Trieste. Allora fammi il piacere, non parlare tu di nazione. Lascia che parliamo noi di nazione. Tu non hai titolo per parlare di nazione. Va bene?